Ed ora la strage dei migranti a Cutro, 72 sono finora i morti accertati, un quarto presunto scafista è stato fermato in Austria. A Crotone protestano i parenti delle vittime, ma ci aggiorna in diretta l'inviato Leonardo Zellino. Leonardo, qual è la situazione? Sì, momenti di tensione questa mattina, la situazione è tornata alla normalità adesso, la protesta è scattata intorno alle 10 quando i familiari delle 72 vittime che dal giorno della tragedia sono praticamente sempre all'interno del palazzetto dello sport sono usciti in strada e hanno bloccato la strada, chiedono che vengano trovati tutti i dispersi e che vengano al più presto rimpatriate le salme nei paesi d'origine. In mattinata la decisione del Viminale che ha disposto il trasferimento dei corpi nel cimitero islamico di Bologna, una decisione che i parenti delle vittime non accettano e sono ancora qui con la protesta. Ci sono importanti sviluppi anche sul fronte dell'inchiesta. Ieri sera, durante un controllo casuale, la polizia austriaca ha fermato il presunto quarto scafista del viaggio, è Ufuk Gun, 28 anni, turco, era stato identificato da squadra mobile di Crotone e perché avevano ritrovato il suo passaporto strappato in spiaggia. Come è riuscito ad arrivare fino in Austria? Aveva appoggi qui che lo aspettavano in Calabria, beh, questo dovranno ricostruirlo gli investigatori che hanno anche identificato un quinto scafista e fra le vittime aveva 30 anni ed è turco. Roma. Ed ora in Ucraina perché continua.